Ciao a tutti, ragazzi, siamo tornati con la parte numero 59 del Let's Play di Xenoblade Chronicles. Allora, questa parte in realtà io l'ho già registrata, ma non la sto riregistrando perché, non perché il gatto mi abbia dato problemi o chissà cosa, perché ormai quei problemi lì sono abbastanza risolti, cioè non sono capitati da quando ho fatto quel video là, quindi per ora sembra essere ok il gatto. Ma diciamo, sto rifacendo questo video per un semplice motivo. Che quando l'ho fatto la prima volta, a furia di velocizzare e di tagliare, era uscito fuori un video più corto di 15 minuti. E quindi ho detto, no, vabbè, tutto, ma non posso caricare un video del genere. Un video così corto, quindi rifacciamo così magari facciamo anche più roba. Quindi io questa parte l'ho già giocata, ce l'ho già fresca in mente. Questo ha un'aura se lo butto a terra, quindi evito. Sanguinamento, veleno, abbassamento della difesa, congelamento, me coglioni. Dai. Davvero, do un mess up, non mi starlo. Ah, è vero, ma Ricky è di un livello sopra, quindi non hai i problemi di colpire che abbiamo io e Dandan. Comunque, non manca tantissimo al boss di questo dungeon, che non ci vuole chissà quale veggente per capire chi sia. Però siamo abbastanza sottolivellati, tenendo conto che questi qui dovrebbero essere mostri normali, quindi li sto combattendo appunto perché devo livellare, non voglio arrivare sottolivellato. Allora, fra poco c'è un mini boss per il quale dovremmo essere minimo minimo al 73, proprio esagerando minimo al 73. Oddio. Forse sì, forse si potrebbe fare anche al 72, ma ci metteremo un anno. Quindi preferisco arrivare al 73 prima. Porco culo. Comunque adesso taglio perché queste battaglie qui sono troppo lunghe anche per una velocizzazione, quindi ok, combattendo siamo saliti a 73, quindi adesso non dovremmo incontrarne altri di quelli, ma se ne incontrassimo non dovrebbe più essere tanto un problema. Quindi ora siamo anche a posto per quanto riguarda il mini boss che incontreremo fra poco. Scusate se mi sto muovendo un po' strano, ma sto muovendo la levetta a sinistra con la mano destra perché mi sto grattando con la sinistra. Ok. Mentre per la fine del dungeon, che è poco dopo questo mini boss, dobbiamo essere obbligatoriamente minimo minimo a 74. Cioè a 74 comunque ci vorrà tanto. Ma preferisco a 75 perché sennò, cioè, solo quella battaglia lì viene qualcosa di eterno. Allora, là c'è un, come si chiama? Mostro unico. E mi sembra che ce ne sia uno anche là. Quindi non so se tagliare le battaglie con mostri unici. Le battaglie con quelli piccoli sicuramente le taglio. Forse quelle con i mostri unici le farò vedere. Ok, siamo contro il mostro unico. Cioè, praticamente un chain attack abbiamo fatto fuori tutti e tre i mostri piccoli. E ora siamo arrivati al mostro unico. Cazzo, mi sa che c'è un'aura però, per quando atterriamo. No? No, ok. In genere in quest'area quasi tutti i mostri hanno un'aura. Non so se possiamo farlo fuori subito in un chain attack o così. Cioè, se c'è un chain attack a livello lungo, sicuro. No. Però vi dovete prendere l'acqua, sennò gli attacchi sono troppo deboli. Bella. Secondo me ce la facciamo. Minchia, se ce la facciamo. Quello lì è sanguinamento, congelamento, bruciatura. Vabbè, morto. Ah, che bello, sei sorry, una delle mie skill preferite del gioco.
Rafforzamento epoca acqua. Andiamo subito. Ascia del buio. Questo qui sarà un'arma per Dandan, spero. Ho aperto l'unico menu che non mi serviva. Vieni da grattare oggi. C'ho le pulci. Rafforzamento è per Fiora, tra l'altro. Sì, ma mi sembra che sia una skill abbastanza meh. Ah, Dandan, vediamo cosa hai trovato. Ascia del buio. Figa. Migliori tutto per tutto, direi. Fammi vedere meglio. Fighissima. Come maneggia un'ascia con una mano sola, che tra l'altro è la mano sinistra, mentre lui dovrebbe essere destra. Ok, adesso rifaccio la stessa cosa ma da questa parte. Ok, lì c'è una nebula e poi il mostro unico, ma li affronto insieme. Dunque, ah, non posso essere rallentato, mi dice. Dovrei aver la monade carica. Falange aura perché è un attacco d'etere. Va. Va. È bellissimo fare l'attacco d'etere sulle nebbie. Ok. Quello è Heinrich il bruciante. Perché dare un nome del genere alla nebbia? Cioè, chi è che ha dato il nome Heinrich alla nebbia? Figa. Ah, sono abbastanza sicuro, tipo 99% che abbia un'aura per quando lo butti per terra. Minchia, però fa male. Quindi tolgo l'aura e poi lo atterro. Già tanti problemi di status. C'ha il veleno, non ho visto. Oh, c'ha praticamente tutto. C'ha praticamente tutto, vedi? Ha praticamente tutti i problemi di status che potevamo fargli con questo team. Chi se frega se non l'abbiamo atterrato, tanto cioè non abbiamo un vero motivo per cui dobbiamo tenerlo atterrato. No, non attacca. Ma porca giuda. Allora, facciamo che non perdo tempo e non lo affronto. Non perché non sia capace di affrontarlo, cioè, voi ci credete che riesco tranquillamente a batterlo. Ho battuto facilmente mostri 7-8 livelli più alti di me, quindi. Questa è tipo una zona segreta, da quanto so. Che bisogna entrare con la chiave della cucina. Che potrebbe benissimo cercarmi sulla wiki come si fa a prenderla, ma non ne ho voglia né è obbligatorio andarci, quindi non ci vado. So soltanto che è una zona segreta, non so neanche che cazzo c'è là dietro, ma. Ora, attivando questo pulsante, si alza qui il coso, e si è alzata anche l'arena. Ora, se ripremiamo possiamo riabbassarlo, però quella zona segreta che abbiamo appena visto, da quanto so, si può andare soltanto quando questa cosa è abbassata. E una volta che scendiamo di qui non possiamo più tornarci. Bam, non possiamo più tornare nella cucina. Non c'è, da quanto so non c'è più modo di tornarci. Quindi ora dobbiamo rifarci a piedi tutta la strada. Sono un coglione.
Mi ho dimenticato di dare una caduta. Comunque, dobbiamo rifarci a piedi la strada verso l'arena e ci fa respawnare ovviamente all'entrata della torre, porca la merda. Quindi... Eccoci qua, l'arena si è rialzata e quindi ora possiamo proseguire e andare a combattere il mini boss, che è lui. Hobart Maestro. Non è nulla di impossibile, è un po' difficile effettivamente, soprattutto quando... Perché quando l'ho registrato la prima volta l'ho affrontato che ero 72, quindi 6 livelli sopra di me, quindi in svantaggio, però fanculo. Cioè boh, sono battuto in a 72, dovrei riuscire a battere anche a 73. Dovrebbe avere un'aura per... Ah, porco. Per quando lo butti a terra. Ah, e poi c'è sta vita del cazzo che si aumenta il livello di 2, a volte anche di 4. Quando l'ho fatto una volta si è aumentato il livello di 4. Quindi. E niente, quindi bisogna sperare di attaccare. Comunque è temporaneo questo aumento di livello. Ci sono altri mostri che hanno un'abilità che li fa aumentare di livello, ma sono cose temporanee. Avrei avuto facilità subito. Mi sono dimenticato, completamente dimenticato. Ok, allora... Frangiaura? Così posso atterrarlo senza praticamente uccidermi. E poi ho un debuff in più per quando faccio... Sei sorry. Figa. Ricky a 74. Ora appare una rampa. Ecco, allora, il mio cronometro fa che siamo meno di 13 minuti. La parte scorsa mi ero fermato qua. Cioè, quando ho fatto questo video, la prima volta mi ero fermato qua. E direi che possiamo tranquillamente avanzare anche di parecchio. Allora, per il boss di questo dungeon, il livello minimo sindacale oggetto è 74. Ma io preferirei caldamente arrivarci a 75. Giusto per poter fare tutta la battaglia in una parte, perché sennò viene una battaglia lunghissima. Quindi qua combatto un po'. Questa l'ho velocizzata anziché tagliarla perché è abbastanza veloce come battaglia. Le battaglie veloci le velocizzo. Scale, scale, sempre scale. Cioè, devo arrivare praticamente in cima al confine. Questo ponte è abbastanza subdolo. Perché dobbiamo aspettare che... Vedete che dall'altra parte del ponte stanno arrivando dei nemici. Se noi avessimo ingaggiato dei nemici adesso, questi qui sarebbero arrivati e ci avrebbero ingaggiato. Quindi la cosa più difficile di questo pezzo è non combattere 6-7 nemici alla volta. Cioè, non ingaggiare 6-7 nemici alla volta. Quindi aspettiamo questi, combattiamoli e poi cerchiamo di avanzare. Questo ponte è una grandissima fonte di expo perché sono tipo 10 nemici soltanto qua. Occhio Shulk, un cadea.
cosa hanno appena visto i miei occhi. Cosa è appena successo? Ma soprattutto perché è appena successo? Perché i miei occhi devono essere vittima di queste... Perché? Ok, mi sono ritrovato oltre il ponte. Cioè, ho tagliato tutte le battaglie che ho dovuto fare oltre il ponte. Qua, prima o poi dovrebbe arrivare qualcuno. Eccolo lì. Un mostro unico accompagnato dai suoi... compagni? Figli? Questo mi va di affrontarlo, perché è abbastanza semplice. Devi far fuori i primi piccoli. La telecamera, però... ho un'idea. Se riesco a mandare avanti abbastanza da... Ah già, bruciatura e basta. Non è abbastanza. Un culo. Rallentato, bruciato, sanguinato. Abbasso la difesato. Quindi adesso fai... Vabbè, fai così. Bam. Ah, si aumenta anche lui il livello, eh. Ah, questo attacco qua è fortissimo. Minchia. E io non ho indicato il TS. Porca. Ora sì. Ma è un rumore che fa? Allora. Sto guardando i problemi di status. Allora io direi di fare questo. Si c'è ancora così corti però. Vabbè, ma ormai è morto, dai. Quanto siamo? Ammazza, ho superato parecchio i 20 minuti. Secondo il mio cronometro. Ah, però cioè, bisogna togliere un pochino di tempo per le velocizzazioni, perché il mio cronometro conta anche le parti non velocizzate. Quindi... tra poco dobbiamo entrare tipo in un posto e lì terminerò la parte. Esatto, eccolo qua. Cattedrale Gondor.
Qui c'è un piccolo dialogo. Però bella. Dove siamo? Che posto è questo? Pare una cattedrale. C'è un altare laggiù. Queste facce spaventose. Faremmo meglio a dare un'occhiata. Vedi qualcosa, Shulk? Ah sì, ho cambiato un po' l'equipaggiamento a Rhyne. Adesso Rhyne ha tutto il set Rex. È abbastanza figo, secondo me. Cioè, in generale è bello avere tutti i pezzi di un set perché stanno bene insieme. Questo incavo. Sembra che sia fatto per metterci qualcosa. Sì, Ricky sente qualcosa qui. Probabilmente è un modo per andare su. Possibile che sia così facile? Rimuginare non serve a niente. Cerchiamo qualcosa che si adatti a questo incavo. Ok, lo cercheremo nella prossima parte del Spedix Xenoblade Chronicles. Se il video è piaciuto, cliccate il pollice che è punto salto. Vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.